Sì, mi fa piacere che sono riuscita un po' a catturare l'attenzione dei ragazzi, anche perché ho diciamo presentato un tema molto importante, ovvero come esistono dei messaggi che noi non vediamo ma che in qualche modo incidono sulle nostre scelte. Vi faccio un esempio, un semplice immagine di Topolino con un corpo da mini un po' cambiato a livello di disegno che diventa un'immagine fallica, questo in un certo senso attira le nostre menti e ci fa agire in maniera diversa da come faremo diversamente, da come sceglieremo di fare in maniera diversa. Bianca e Bernie aveva un'immagine di mezzo busto di una donna nuda, quindi in un cartone animato per un minore non mi sembra tanto consono, e invece il famoso cartone animato Madagascar dietro aveva l'immagine di un grattacielo che formava la scritta sex. Quindi queste immagini ci bombardano costantemente, quindi se lo fanno su un cervello adulto, figuriamoci quello che può accadere su un cervello di un minore.